Hashish e marijuana, 130 grammi, all'interno di involtini di Bressaola destinati a un detenuto italiano nel carcere di Orvieto, sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato e dalla penitenziaria, che hanno denunciato a piede libero tre persone. L'indagine è cominciata diversi mesi fa, quando, tramite corriere, è stato consegnato un pacco contenente generi alimentari destinato a un recluso nordafricano che però non risultava aveva parenti in Italia. È stato quindi eseguito un controllo che ha portato a scoprire, riferiscono gli investigatori, un'abbondante quantità di involucri di Bressaola con all'interno la droga. Gli accertamenti successivi hanno portato a individuare una persona che avrebbe spedito il pacco e di risalire alla moglie di un altro detenuto italiano, anche lui in carcere ad Orvieto. I tre presunti autori del reato sono ritenuti il detenuto di origini nordafricani, accusato di aver fatto da tramite quello italiano, definito dalla polizia il reale destinatario del pacco, e la moglie di quest'ultimo, colei che avrebbe fatto la spedizione. L'italiano è stato anche accusato di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, in quanto è emerso anche l'utilizzo all'interno del carcere di un telefono cellulare poi sequestrato.